DASPO Urbano. Infondate le questioni sul divieto di accesso disposto dal questore a determinate aree se sussiste il concreto pericolo di commissione di reati. La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 47 del 2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze sul divieto di accesso ad aree delle infrastrutture e dei servizi di trasporto e ad altre aree urbane specificamente individuate dai regolamenti comunali, che, in base al cosiddetto decreto Minniti del 2017, il questore può disporre nei confronti di chi, nelle stesse aree, abbia reiteratamente commesso le violazioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, impedimento della loro accessibilità e fruibilità in violazione di divieti di stazionamento o di occupazione di spazi e altri illeciti specificamente indicati. La Corte ha ritenuto che la norma censurata, l'articolo 10,2 del decreto legge numero 14 del 2017 come convertito, debba essere interpretata in senso diverso da quello ipotizzato dal giudice a quo, e tale da escludere il prospettato contrasto con gli articoli 3, 16 e 117 primo comma della Costituzione. Quest'ultimo in relazione all'articolo 2 del protocollo numero 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si deve in particolare escludere, secondo la Corte, che la norma in questione, nel subordinare la misura alla sussistenza di un possibile pericolo per la sicurezza, faccia riferimento alla sicurezza urbana quale definita dall'articolo 4 del decreto Minniti, concetto più ampio di quello contemplato dall'articolo 16 della Costituzione, quale ragione di possibili limitazioni alla libertà di circolazione, in quanto comprensivo anche del mero decoro urbano. Il termine sicurezza deve essere inteso invece nel senso, coerente con la natura di misura di prevenzione atipica dell'istituto e in linea altresì con il dettato costituzionale, di garanzia delle libertà dei cittadini di svolgere la loro lecita attività al riparo da condotte criminose. Affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto, occorre quindi che vi sia un concreto pericolo di commissione di reati. Pericolo che, in base alla lettera della norma, deve essere rivelato dalla condotta tenuta dal destinatario. Ciò esclude anche l'asserita violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'articolo 3 della Costituzione, nonché quella della garanzia convenzionale della libertà di circolazione, articolo 2 del protocollo numero 4 alla CEDU, sotto il profilo della carenza di precisione della norma nell'individuazione dei presupposti della misura, carenza non riscontrabile neanche in rapporto alla descrizione delle condotte alla cui reiterazione quest'ultima è annessa. La Corte ha dichiarato altresì non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9,1 del decreto Minniti sollevata dal Tribunale di Firenze in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, con riguardo all'individuazione delle condotte illecite, sul rilievo che sarebbe irragionevole colpire con il DASPO urbano chi, violando divieti di stazionamento e occupazione di spazi, impedisca l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture dei trasporti, condotta normalmente priva di rilievo penale, e non invece chi, nelle stesse aree, tenga condotte penalmente rilevanti e ben più pericolose per la sicurezza, minacce, percosse, lesioni, porto di armi bianche e così via. Secondo la Corte, si è di fronte a una scelta espressiva dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia e non manifestamente irragionevole. La selezione delle condotte cui può conseguire la misura riflette l'intento legislativo di individuare quelle tipologie di comportamenti che sulla base dell'esperienza contribuiscono maggiormente a creare un clima di insicurezza nelle aree considerate e che implicano una prolungata e indebita occupazione di spazi nevralgici
per la mobilità o comunque interessati da rilevanti flussi di persone. Il legislatore non ha mancato, peraltro, di prendere in considerazione condotte di diverso ordine e di rilievo penale, comprese quelle richiamate dal giudice a quo, ai fini dell'applicazione di altre figure di DASPO urbano, quali quelle previste dagli articoli 13 e 13 bis del decreto Minniti. Per la sentenza integrale e il comunicato stampa si rimanda al sito web della Corte Costituzionale.